Prendiamo quindi la successione, chiamiamola sempre f con n di x uguale a n all'alfa x e alla meno n quadro x quadro. Anche qui vedete non c'è scritto dove varia x, quindi lo dovete voi definire l'insieme di definizione della funzione, ma questa vedete è definita per ogni x appartenente ad R. Quindi adesso è chiaro che qui c'è il parametro alfa che gioca un ruolo importante. Vedete, abbiamo una successione di funzioni dipendenti da un parametro. E sul parametro non è scritto niente, quindi anche sul parametro all'inizio supponiamo che alfa sia appartenente ad R. Allora, che cosa dobbiamo fare? La prima cosa è studiare la convergenza puntuale. Quindi pensate x fissato. X è un numero, 2, 3, 5, quello che volete. Se x è fissato, cosa succede quando mando n all'infinito? Bene, avete un'esponenziale negativa che va a 0 e poi avete una funzione polinomiale in n. Ora, se alfa è maggiore di 0, avreste un più infinito al numeratore. Se alfa è minore di 0, avreste un più infinito al denominatore. Quindi, in ogni caso, per il confronto fra gli infiniti, questa successione di funzione tende a 0, qualunque sia x in R e anche qualunque sia alfa in R. Siete d'accordo? Quindi, possiamo scrivere che per ogni alfa appartenente ad R e per ogni x appartenente ad R, si ha che il limite per n che tende a più infinito di fn x uguale a 0 per via della presenza dell'esponenziale. Va bene? Questa è la prima osservazione. Adesso la domanda è questa. F con n quindi converge puntualmente a 0. La domanda è: converge uniformemente a 0? Per farlo, verifichiamo se c'è convergenza uniforme. E quindi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo verificare che l'estremo superiore con x appartenente ad R di valore assoluto fn di x, quindi n alfa x e alla meno n quadro x quadro, meno il limite che è 0, quindi chiudo il valore assoluto, tende a 0 per n che tende all'infinito. Quindi la prima cosa che dovete fare è calcolare questo estremo superiore dopo averlo calcolato, quindi in questo momento, quando voglio calcolare questo estremo superiore, dovete pensare che n è fisso. N è fisso e la sto guardando come una funzione di x. Dopo aver calcolato questo estremo superiore, dovete mandare questo all'infinito e verificare se questo tende a 0. Questo, immaginatelo scritto così, guarda, n all'alfa x fratto e alla n quadro x quadro. Ci avresti infinito al numeratore se alfa è positivo, se alfa è negativo va al denominatore e non hai problemi, se alfa è 0 come se non ci fosse, se alfa è positivo hai il numeratore che va all'infinito, il denominatore pure che va all'infinito, ma la funzione esponenziale è un infinito di ordine superiore rispetto a una funzione polinomiale. Quindi adesso facciamo l'estremo superiore di questa funzione. Allora, intanto vediamo il modulo dove va, perché qui, dunque, intanto devo fare l'estremo superiore al variare di x, quindi significa che n all'alfa può tranquillamente uscire fuori da questo. Dopodiché, faccio l'estremo superiore al variare di x appartenente ad R di modulo di x per e alla meno n quadro x quadro, vero? Perché e alla meno n quadro x quadro è una quantità positiva, quindi può uscire, dal modulo e quindi rimane semplicemente il modulo di x. D'accordo? Ci siete ragazzi? Bene, e adesso osserviamo anche un'altra cosa, che questo che abbiamo scritto qui non è altro che, se volete, l'estremo superiore con x appartenente ad R di f con n del modulo di x. Vedete, se al posto di x metto modulo di x, riottengo questa espressione che ho scritto qua sotto. Quindi vedete, io adesso voglio studiare l'estremo superiore di questa f con n valutata in modulo di x. Quindi che cosa faccio per calcolarmi l'estremo superiore, siccome sto su tutto R? Mi studio la monotonia della f con n e poi vedo questa come si relaziona con la monotonia della f con n del modulo di x.
Quindi in questo momento voglio calcolarmi la derivata prima di f con n. Lasciate perdere adesso il modulo. La f con n così come era definita lì. Beh, io qui non ho scritto n all'alfa, comunque adesso siccome nella f con n c'è, scriviamolo. N all'alfa, tanto non conterà niente, e poi devo derivare rispetto a x. Quando derivo rispetto a x, ho 1 che moltiplica e alla meno n quadro x quadro. E poi c'ho più x che moltiplica la derivata di e alla meno n quadro x quadro, cioè devo fare la derivata di un prodotto. Se fate questo conto, ve lo risparmio, tanto li sapete fare questi conti, quello che vi viene è questo, 1 meno 2n quadro x quadro. Va bene? Quindi qual è il segno della derivata prima di f con n? Il segno della derivata prima di f con n è f'n maggiore o uguale di 0 se e soltanto se, vedete, c'ho fattori positivi davanti, 1 meno 2 n quadro x quadro è maggiore o uguale di 0, il che equivale a dire che meno 1 fratto n radical 2 è minore o uguale di x, che è minore o uguale di 1 fratto n radical 2. Questa è la monotonia della f con n. Quindi che cosa significa? Significa che sono su tutto R. Allora qui c'è 0, qui c'è 1 fratto n radical 2 e qui c'è meno 1 fratto n radical 2. E questa funzione quindi è crescente, quindi questo che sto rappresentando qui è la monotonia di f con n, di f con n di x, per essere precisi. Quindi che cosa fa questa? Cresce qui in mezzo, decresce qui. Quindi l'estremo superiore della f con n lo raggiungo in 1 fratto n radical 2. D'accordo? Adesso quello che devo fare io però non è la monotonia di f con n, ma è la monotonia di f con n del modulo di x. E chi è la f con n del modulo di x? F con n del modulo di x è quella funzione pari che coincide con f con n dopo 0 ed è pari, quindi significa che è simmetrica. Quindi significa che mi devo prendere la monotonia di f con n dopo 0, quindi 1 su n radical 2, quindi cresce. Decresce e mi sono copiato praticamente questo pezzo, questo l'ho copiato e siccome questa è una funzione pari, vuol dire che qui deve fare così, se questo è meno 1 su n radical 2, così. D'accordo? Questa è la monotonia di questa f con n del modulo di x. Chiaramente pari, quindi l'estremo superiore vale f con n in questo punto, oppure f con n nel modulo di questo punto, quindi è la stessa cosa. Quindi tornando a noi, quindi uguale, io adesso metto un triangolino, uguale, qui metto il triangolino, a f con n di 1 fratto n radical 2. E chi è f con n di 1 su n radical 2? Era n all'alfa, x lo ricopio, quindi 1 su n radical 2, e poi devo fare e alla meno n quadro x quadro. X quadro è 1 su 2n quadro e quindi è alla meno un mezzo. Adesso, per avere convergenza uniforme, questa quantità deve andare a 0 quando n va all'infinito. Deve essere cosa? Che n all'alfa fratto n radical 2 per e alla meno un mezzo, se volete questo e alla meno un mezzo lo possiamo buttare tranquillamente nella radice, tanto non conta niente. Quindi possiamo scrivere la radice di 2e. Questo deve tendere a 0 quando n va all'infinito, e questo è vero se e soltanto se alfa è più piccolo di 1. Quindi possiamo dedurre che c'è convergenza uniforme in R se e soltanto se alfa è minore di 1. Quindi f con n converge uniformemente a 0 in R se e soltanto se alfa è minore strettamente di 1. Va bene, ragazzi? Adesso, che cosa succede per alfa maggiore o uguale di 1? Diciamo, la condizione su alfa è venuta dal fatto che il super ha realizzato in questi punti. Quindi è di questi punti che dobbiamo sbarazzarci quando n diventa grande. Ma questi punti, quando n diventa grande, si addensano a 0. Quindi in qualche modo il problema è 0. Quindi bisogna staccarsi da 0. È chiaro, ragazzi? Da qui capite come fare le restrizioni per ottenere convergenza uniforme. Cioè io mi devo sbarazzare di questi punti, e questo è quando n diventa grande. Questi punti dove vanno quando n diventa grande? Vanno a 0. Quindi proviamo ad allontanarci da 0. Quindi fissiamo
A strettamente maggiore di 0 e consideriamo l'intervallo A più infinito. Allora, che cosa succede? Che definitivamente questo non conterrà più quei punti 1 su n radical 2 perché vanno a 0. Quindi significa che esiste un n0 appartenente ad n tale che 1 su n radical 2 è minore di a per ogni n maggiore o uguale di n0. E quindi adesso la monotonia la conosciamo. La monotonia della f con n di modulo di x abbiamo detto che era fatta in questo modo, no? Avevamo questo 1 su n radical 2 qui, giusto? 1 su n radical 2, poi ci avevamo a è maggiore di 1 su n radical 2, esatto, e basta. Adesso ci stiamo focalizzando in a più infinito. Va bene, ragazzi? E quindi che cosa succede? Succede che questa volta l'estremo superiore con x maggiore o uguale di a di f con n del modulo di x si ottiene in a, perché quello che faceva questa funzione era così, questo e poi decresce. Quindi il valore più alto, adesso dimenticatevi che questo non c'è, quindi se siamo in a più infinito il valore più alto lo raggiunge in a. E quindi questo è uguale a f con n di a, e f con n di a chi è? N all'alfa a per e alla meno n quadro a quadro. E questo tende a 0 per n che tende all'infinito. Perché? Perché l'esponenziale non l'ho persa più. Prima l'esponenziale andava via. Cioè, diciamo, la dipendenza da n nell'esponenziale spariva, perché vi ricordate veniva e alla meno un mezzo. Invece qui la dipendenza da n nell'esponenziale rimane ancora. E quindi, che cosa succede? Succede che in a più infinito, quando a è strettamente maggiore di 0, questa converge uniformemente a 0. Chiaramente lo stesso discorso lo potete fare in intervalli del tipo meno infinito meno a, per intervalli, tanto è simmetrica questa, è pari, quindi intervalli del tipo meno infinito meno a, sempre con a maggiore di 0, e quindi possiamo concludere che nel caso in cui alfa è maggiore o uguale di 1, anche se alfa uguale a 1 non è un problema se c'è l'esponenziale, f con n converge uniformemente a 0 in intervalli del tipo meno infinito meno a unito b più infinito con a e b strettamente maggiori di 0.